Un super Ciafardini regala 3 punti d'oro al Vasto Marina grazie ad una sua doppietta arrivata con una rete per tempo. Il capistrello paga dazio al Fantini. Ma andiamo per ordine. Nei locali mister Borrelli schiera il consueto 4-3-3. La formazione di casa vuole vendicare il passo falso di 7 giorni fa contro l'Aquila. Gli ospiti guidati da Giordani scendono in campo con un 4-3-1-2 e vengono da 2 stop consecutivi. Con le immagini di Max Daddario passiamo alla cronaca. La prima occasione per i canarini con Fieroni che al quinto incrocia con il destro, conclusione non irresistibile. Al 19° il Vasto Marina passa in vantaggio, discesa sulla destra di Ciafardini che batte Di Girolamo con un preciso destro che tocca la parte bassa della traversa e si infila in rete. Al 29° ancora pericolosi padroni di casa con Fieroni, attento l'estremo ospite che si salva anche se non in perfetto stile. Al 33° De Vizia lanciato a rete viene toccato da Rozzi che viene espulso per fallo da ultimo uomo, questo il contatto al rallenti. Al 39° uno scatenato De Vizia sfiora il gol del doppio vantaggio ma la conclusione da posizione favorevole e centrale. Al 45° Fieroni alla palla del 2-0 ma viene anticipato sul più bello con i difensori del capistrello che rischiano l'autogol con la sfera che si stampa sul palo. E questa è l'ultima azione pericolosa del primo tempo. Nella ripresa la prima occasione è sempre per Fieroni che lavora un pallone e conclude dalla distanza. All'11° Di Girolamo alza sopra la traversa. Al 12° Ciafardini trova il raddoppio e la sua doppietta personale. Il numero 2 si coordina e la piazza dove l'estremo ospite non può arrivare. La rete merita il replay. Al 27° secondo giallo per Di Gennaro che lascia i suoi in 10, ristabilita la parità numerica. Il centrocampista conclude la sua avventura con il Vasto Marina nel peggior modo possibile. Al 45° espulso un componente della panchina del capistrello per proteste, si tratta dell'allenatore in seconda Paolo Giordani. Da qui a fine gara non succede altro, il Vasto Marina torna a vincere e si dimostra bestia nera in casa. I ragazzi di Borrelli salgono a quota 9 in classifica, il capistrello resta fermo invece a quota 4.